Buongiorno a tutti e bentornati sul mio canale. Oggi faremo un piccolo giro proprio giusto di una mezz'oretta perché diciamo da casa ho percorso un tratto di ciclabile romanina. In realtà ho scoperto che c'è un quartiere molto carino, nuovo, con una bellissima ciclabile che insomma, permette comunque sia ai pedoni sia ai ciclisti di usufruire dello spazio comune. E venite con me. Questo è un tratto. Poco fa ho incontrato una signora che si lamentava del fatto che hanno ristretto le strade. Non riesco a capire e quante fossero larghe, forse non lo so, vogliono le strade come il raccordo anulare, non lo so, però devo dire che è ciclabile bellissima, fatta bene, strutturata ed è in sicurezza perché comunque permette di essere lontano dal traffico veicolare. Ci sono tutte le intersezioni, come potete vedere la strada è abbastanza larga, il quartiere è bellissimo. C'è un'edicola sulla ciclabile, bellissimo proprio, sì, la gente si lamenta pure. Centro sportivo. Quartiere fatto secondo dei criteri, insomma, più o meno. Parco giochi per i bambini. Le intersezioni sono fatte abbastanza bene, io non ho una bici con l'ammortizzatore davanti, ma si va benissimo. Non so che cosa sia questa struttura. Sembra abbandonata, ma mi sa non lo è. Boh. Laggiù c'è, come potete notare, la vela di Calatrava, quindi ci troviamo esattamente quasi sotto Frascati. Beh, che dire, insomma, dai. Certo, la parte quella della e verso diciamo Romanina, un po' più verso Via Limena, la parte verso Via Limena decisamente è un po' più tenuta male, più che altro è sporca la ciclabile. Questa è, devo dire, è tenuta abbastanza bene, evidentemente i cittadini si comportano bene e soprattutto non ci sono malintenzionati che sporcano. Tra l'altro questa ciclabile ma appena attraversato il gatto nero, quindi insomma non è che porta proprio benissimo. Vabbè, allora da quella parte a destra si va da Decathlon e dai, proviamo ad andare a valutare com'è questa ciclabile, anche se passandoci ogni tanto con l'automobile, insomma, non è malissimo. Ah, qua si sta un pochino attenti, l'attraversamento è abbastanza fattibile. Fino a qua è normale marciapiede, quindi insomma.
Certo, quello che non si sopporta è proprio questo, la sporcizia. Perché? Cioè, mi domando perché. Perché bisogna buttare le cose per strada? Perché? Perché? Questo è il pezzo della ciclabile di Decathlon. Qua c'è un altro centro abitato. Naturalmente i castelli sullo sfondo. E via. Si procede. Eccoci qua. Andiamo, andiamo. Meno così. Non male. Anche quest'area è stata sgomberata. Prima c'era accampamento, forse. Qualcosa del genere. Comunque. Ecco, sembra quasi una diciamo quei centri industriali del nord, no? Però devo dire che ecco, tranquillamente fa abbastanza caldo, però non ha nemmeno sudato, quindi ci si arriva con molta tranquillità. Centro commerciale Tor Vergata, da qua la ciclabile credo si interrompa, però comunque ecco, siamo arrivati comunque in un polo commerciale, c'è un altro quartiere lì in fondo dove ci sono comunque altri servizi, però dai, facciamo un pezzetto di strada e andiamo insieme, tanto non c'è molto traffico. Ci sono altri servizi, dai. Facciamo la rotatoria e torniamo indietro. Il quartiere non è malissimo, sempre nuovo, insomma, ci avrà almeno 15 anni come età. È abbastanza ben tenuto. Marciapiedi larghi, quindi eventualmente si può tranquillamente viaggiare anche su di essi, tanto là non è molto frequentato dagli automobilisti. Quella è l'entrata posteriore di Decathlon. Qua abbiamo la 1, questo è il, diciamo, si va in direzione sud e in fondo lì c'è il casello Roma Sud. Beh, insomma, dai, non è male, eh. Se tenuta pulita non è malissimo questa ciclabile. C'è gente che fa sport.
approfittando di una domenica di fine giugno. Eh sì. Eccoci giunti al termine di questo video. Ci troviamo la mia facoltà dove mi sono laureato e insieme naturalmente alla mia mitica Bianchina. E abbiamo esplorato così per caso, perché in realtà io sono uscito giusto per fare un giro, non volevo nemmeno fare un video, registrare, niente. Poi mi è venuta voglia proprio perché appunto mi sono imbattuto in questo quartiere dove ci sono comunque delle strutture, una ciclabile, marciapiedi, strade abbastanza larghe che permettono quindi di collegare una parte dei quartieri sud-est di Roma con un'altra parte. E con la bici quindi si possono raggiungere tutti i servizi disponibili nella zona e naturalmente il mitico Decathlon. Spero che questo video vi sia piaciuto, mi raccomando iscrivetevi al mio canale e soprattutto cliccate sul pollicino all'insù. A presto!